Un cordiale ben trovati a tutti i nostri telespettatori e a tutte le nostre telespettatrici. Prende il via questa sera un nuovo format di Amaranto Channel, una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e che condurrà da qui all'eternità, possiamo dire, perché sarà un format appunto che ci caratterizzerà sempre a cavallo un po' fra l'attualità, ovviamente stasera soprattutto l'attualità visto il momento che tutti quanti stiamo vivendo, e anche un po' di storia invece. Come avete visto dalla sigla, è una trasmissione che non prevede un conduttore, perché adesso la conduco io per motivi di emergenza, ma poi ci sono già due conduttori che si sono candidati per presentarla appunto nel futuro, e quindi a loro lascerò questo compito. Tanto uno di questi è Fabio Foglia, che intanto saluto. Ciao Fabio, così come saluto il preparatore atletico dell'Arezzo, Maurizio Pecorari. Ciao Maurizio. E allora, cominciamo ovviamente, come detto, dall'attualità, anche se poi il discorso lo svilupperemo anche su tanti altri argomenti, perché a proposito di storie di calcio e di storia di calcio aretino, Fabio Foglia è reduce da un traguardo importante, no? Cioè dall'aver raggiunto le 200 presenze con la maglia dell'Arezzo. Abbiamo visto nella nostra sigla delle immagini storiche appunto relative al calcio aretino. 200 presenze sono un bottino importantissimo, che ti fanno entrare intanto già adesso, diciamo, in un Olimpo dei calciatori più presenti. Ovviamente questo è un dato che può essere anche ulteriormente migliorato, quindi non è ancora cristallizzato. Che effetto ti ha fatto, Fabio, la 200esima presenza in maglia Amaranto? Ma è stato emozionante, di verità, perché comunque mi aveva detto qualcuno, mi aveva spoilerato che ne mancavano poche, quindi poi c'è stato un po' il conto alla rovescia, e quando sono entrato con la Torres, diciamo, è stata anche una botta di adrenalina, emozione, dico la verità. E tra l'altro poi è stata realizzata anche la maglia celebrativa, appunto, no? Che ricorda queste tue 200 presenze, e anche questa l'hai indossata proprio in occasione del derby di domenica scorsa al Curi di Perugia. Vediamo adesso anche nelle nostre immagini con la scritta celebrativa. Quindi è stato, diciamo, un segnale di attenzione molto importante, un po' anche quello che la società, e in questo caso lo dico un po' immodestamente, ma in merito molto ovviamente dei miei collaboratori, anche un po' di quella che vuole essere la comunicazione della squadra, cioè tenere in evidenza sì l'attualità, il campo, i risultati, ma anche i valori che stanno dietro il campo, i valori che stanno dietro questi risultati, che sono poi le persone, i professionisti che con la loro dedizione riescono a raggiungere risultati importanti, dei quali poi tra poco parleremo, perché la certezza matematica dei playoff conquistati in una stagione nella quale l'obiettivo era la salvezza è davvero una cosa importante. Tu Fabio, per aver fatto 200 presenze, ovviamente hai vissuto tante esperienze con la maglia dell'Arezzo in annate anche molto particolari, poi ci soffermeremo sulla battaglia totale perché entrambi ne siete stati protagonisti. C'è questo aspetto che caratterizza comunque, no? Una realtà come quella della, una città enorme, però è una città e forse anche una squadra che riesce ad essere comunità fino in fondo. Sì, c'è una passione smisurata, quello è fuori dubbio, anzi. Abbiamo dei tifosi fantastici, vengono fuori casa sempre in tantissimi, e li ringraziamo e continuiamo a ringraziarlo per questo, perché ci danno una mano anche nei momenti un po' più difficili, anche durante l'anno, quando le cose non stavano andando proprio lineari, ecco, come poi sono state, ci hanno dato una mano invece di affossarci, ecco, è brutto il termine, però invece di creare ancora un po' più di scompiglio, invece, quindi devo dirti che la passione è grande. E noi la sentiamo, io poi non è il primo anno che sono qui, quindi diciamo che la sento particolarmente, quindi c'è. Ecco Maurizio, per te ovviamente c'è la particolarità di lavorare nella tua città, no? Nella squadra della tua città, e questo cosa significa, cosa dà in più rispetto alla normalità di professionista? Tu ovviamente hai vissuto tra l'altro anche esperienze molto importanti, poi ne parleremo in altre città. Innanzitutto per me essere
lavorare nella società della mia città è stato coronare un sogno da bambina, perché mi ricordo quando mio padre mi portò allo stadio, il mio sogno era poter essere nel campo, quindi prima di tutto è realizzazione di un sogno, poi oltre al discorso professionale in cui cerchi di mettere sempre tutto te stesso, in più c'è una passione che va oltre, cioè, c'è un cuore amaranto e quindi cerchi di dare a 360 gradi tutto di più, che va oltre la professione, questa è una cosa. Oltretutto so che spesso nella curva c'è tanti miei amici, quindi mi sento ancora più responsabile di dover dare ancora di più per quello che posso, per la mia professione, per questa maglia, per questa città. Quindi hai seguito l'Arezzo, come dicevi, appunto anche come tifoso, però tu hai alle spalle anche un passato come calciatore. Come calciatore come eri? Calciatore ero uno stopperaccio, vecchia maniera, molto ruvido. Abbastanza proprio di testa, piedi non buoni, però tanto agonismo. Ogni tanto, infatti, quando ci vediamo, ci troviamo a bordo campo durante gli allenamenti, tu fai riferimento, no, a qualche giocata di qualche attaccante, dice, beh, se ci fossi stato io a marcarlo, magari questa cosa qui non l'avrebbe fatto. Magari sono le classiche dicerie quando siamo di là, poi dopo, quando uno è più forte, cioè le categorie sono apposta. Però insomma, nel mio calcio ero un agonista, tanto impegno, tanta determinazione, con molti limiti, perché uno deve essere anche riconoscere i propri limiti. Io non parliamo di me, perché io ho una passione smisurata per il calcio, dico sempre che se avessi saputo giocare non so dove sarei arrivato, invece proprio ero negato totalmente, però peccato, nel senso che alla fine la passione non sempre viene premiata. Te Fabio, nei tuoi sogni di bambino c'era quello di fare il calciatore, è stata una cosa che ti ha caratterizzato fin da sempre? Sì, è stato il sogno proprio che avevo fin da bambino, anche se il calcio per me è iniziato a 10 anni, prima ho fatto karate, quindi che non c'entra nulla col calcio, quindi è venuta a 10 anni, però poi è andato tutto in crescendo, quindi il sogno si è avverato, seppur comunque in una categoria la più bassa del professionismo, però è comunque un orgoglio. Quali sono state le tue tappe di calciatore prima di arrivare all'Arezzo? Ma io ho fatto il settore giovanile a Pescara, poi sono stato venduto al Piacenza, da lì poi ho iniziato varie tappe, ecco, ho giocato anche a San Giovanni. Il primo vero anno da professionista con i grandi l'ho fatto nella San Giovannese, quindi quella è stata la prima vera tappa. Poi tante città, tante squadre, e diciamo Arezzo è quella, giustamente, 7 stagioni, è quella dove sono stato di più. Ecco, ce lo dicevamo tra l'altro quando tu sei arrivato ad Arezzo la prima volta, perché anche allora ero addetto stampa di quell'annata, e ricordo infatti che invece quando tu giocavi a San Giovanni, in quel periodo professionalmente io seguivo la San Giovannese, quindi c'era stato, diciamo, questo legame. Quando sei arrivato qui probabilmente ero uno dei pochi, ovviamente fra i giornalisti, che avevano avuto modo di conoscerti e di apprezzarti. Cosa invece che poi in questa città tutti quanti hanno fatto, no? E questo credo che sia stato importante anche proprio l'anno scorso quando sei ritornato, cioè come se tutti quanti l'abbiamo vissuto, perché io stesso come un po' quasi un ritorno a casa, in un momento tra l'altro anche molto particolare, perché l'anno scorso era un campionato molto difficile, lo sappiamo, campionato che doveva essere vinto ma che non era affatto scontato vincerlo, e quindi il tuo arrivo è stato anche, come dire, un motivo di conforto un po' per tutto l'ambiente e anche di sprone, credo. No, per me è stato bello tornare, ti dico la verità, poi lo sanno tutti che mi sono fermato qui a vivere, quindi insomma anche questo ha avuto il suo peso. Poi sono contento che abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché ecco, Arezzo in D, Arezzo e la Serie D insieme non stanno bene, quindi è stato bello tornare in C, dare una mano, e alla fine sono contento di essere comunque apprezzato per la persona che sono, oltre che per quello che faccio in campo. Ecco. Visto che abbiamo affrontato adesso l'argomento del campionato dello scorso anno, Maurizio, un campionato
veramente complesso. Forse la difficoltà di vincere un campionato come quello è stata, non dico sottovalutata, per carità. L'Arezzo aveva fatto le cose dall'inizio bene, prendendo il direttore generale giusto, prendendo l'allenatore giusto, tutto quello che sembrava finalmente aver capito si dovesse fare per vincere il campionato. E in effetti così è andata. Però il cammino è stato un cammino tutt'altro che semplice, no? Alla fine c'è stato un momento nel quale si sentiva un po' scricchiolare, si sentiva il brivido nella schiena, stai a vedere che non ce la facciamo neanche quest'anno e che abbiamo fatto le cose per bene. No, è vero, effettivamente è così, però io penso che sia uno dei campionati più difficili, perché vai a confrontarti con realtà e i campi in un certo modo piccoli, e poi vai a trovare degli stadi, quindi devi essere bravo sia a livello tecnico, devi essere bravo a livello temperamentale. Però la cosa più importante, mi rilascio, l'ha detto Fabio, per le grandi imprese ci vuole i grandi uomini, cioè le difficoltà in un percorso per vincere. Io nella mia carriera ho avuto modo di vincere, c'è sempre stato un momento di difficoltà, è proprio lì che si riesce a superare quello e riuscire a fortificarti. Se dopo ci sono i valori sia calcistici che umani, è il percorso è quello per poter vincere. Quindi la difficoltà fa parte del percorso, è stato importante la squadra avere all'interno dei ragazzi come Fabio, con valori forti, come altri Vetti, come Vetti per modo di dire, l'allenatore, la PIA, i direttori, la società, tutti insieme si è superata la difficoltà, poi è venuto fuori i valori che la squadra aveva, perché effettivamente, e poi partire per vincere non è confermarsi, non è mai facile, basta vedere quest'anno in Serie D due grandi realtà. Ah certo, anche il campionato di quest'anno, no, perché poi l'anno scorso tutti quanti abbiamo detto sì, vabbè, ma la Pianese alla fine il campionato non lo voleva vincere. A un certo punto anche quest'anno si è sembrato riproporsi lo stesso tema, perché la Pianese ha inanellato una serie di pareggi dopo che aveva messo assieme un grande vantaggio, però adesso a due giornate dalla fine è sempre prima con 3 punti di vantaggio, il Grosseto è quasi tagliato fuori, il Livorno è già tagliato fuori, quindi insomma è una conferma di questa difficoltà. Sì, poi io ho allenato 2 anni a Piancastagnano, quindi conosco bene ambiente e posso dire che il presidente è un ambizioso, quindi non è vero che non vuole andare di sopra, questa è una diceria, che lui è una persona che se può ci vuole andare di sopra. Oltretutto 2 anni fa ha rifatto lo stadio idoneo per il discorso della categoria, quindi diciamo che siamo stati bravi noi l'anno scorso, quest'anno sì. Sono lì e, però non è che non ci vogliono andare, perché ripeto, conosco bene l'ambiente. Il press no, a questo punto, visto il calendario, credo che se noi non vinciamo i playoff, cosa che comunque è ancora possibile, il prossimo anno la Pianese ce la ritroveremo quasi sicuramente come avversario. E Fabio, tornando, ovviamente siamo sempre in argomento del campionato dello scorso anno, e la scintilla, la molla che ha comunque consentito di superare un momento difficile, che a un certo punto i 5 punti di distacco dalla Pianese sembravano veramente incolmabili, secondo te qual è stato? Ma sembra strano, ma o normale, diciamo, che la sconfitta di Terranuova ha segnato un confine dove o si moriva o si vinceva, ecco, nel senso che lì secondo me tutte le componenti si sono unite, noi come squadra abbiamo cercato di fare il massimo di quello che potevamo, anche il press è venuto a parlarci in settimana, i direttori, il mister, tutti quanti, insomma ci siamo compattati ancora di più, anche se non è che c'era questo distacco, diciamo, nella squadra, però abbiamo detto ora forse è ancora più bello vincerlo così, quindi è andata così. Ecco Maurizio, chiedo a te e poi anche a Fabio, per chiudere questo spazio relativo allo scorso anno, come è stato il momento poi della vittoria, il momento in cui appunto si è celebrato e festeggiato assieme alla città, in questo caso alla tua città? E per me è stato, ripeto, realizzarsi di un sogno, cioè delle emozioni uniche che porterò sempre con me fino alla fine, perché proprio vincere nella tua città è proprio, a parte la categoria, ma è sempre bellissimo, è stata una cosa, un sogno che si è realizzato, è emozionante, ho avuto la fortuna di vincere da professionista in un'altra città, è bello sempre vincere, ma quello che ho provato qui a Arezzo è
va oltre la professione, proprio un amore, cioè, e riportare questa piazza, questa gente, la società e tutti, nei professionisti era un dovere quasi morale che ci si sentiva tutti. Fabio, per te la sensazione di quella festa? No, bellissimo, bellissimo. È stato bellissimo perché poi siamo scesi dal pullman lì in centro, siamo saliti su quel carretto dei tifosi, abbiamo sentito proprio tutto l'affetto e tutto l'amore dei tifosi, che anche loro finalmente hanno detto via dalla D, siamo tornati dove è il minimo che dovremmo stare. Se devo dire, secondo me quest'anno che non c'è stato mai in realtà, se andiamo a vedere, se uno lo vede da fuori in maniera settica, non c'è stato mai un pericolo reale che la squadra si trovasse impelagata nella lotta per non retrocedere, però quasi anche quando eri fuori guardavi sempre quelle dietro, perché l'ansia di non volerci tornare in questo inferno della Serie D forse era anche superiore alla razionalità in qualche caso. Bene, noi chiudiamo questa prima parte di Storie di Calcio, ci rivediamo fra poco. Seconda parte di Storie di Calcio con il preparatore atletico Maurizio Pecorari, con Fabio Foglia. Maurizio, c'è una curiosità che devo chiederti prima che poi mi dimentichi, perché io poi le cose a volte me le dimentico. Allora, come si chiama, che è una specie di scala, quella che metti all'ingresso in campo prima dell'inizio del secondo tempo, nel quale i calciatori devono fare una corsa? L'attivazione, sì. È una scaletta. La scaletta. E io commentavo la partita contro la Torres. Quando è entrato il primo giocatore della Torres, ha trovato la scaletta e ha fatto anche una riattivazione. Ho detto, sai dire, l'ha guardato male, invece no, te l'aveva chiesto. Me l'ha chiesto, mi ha chiesto il Però è una cosa strana, no? Sì, una cosa sì. Abbastanza. Quella scaletta, praticamente quando ho iniziato questo mestiere, la porto sempre con me, è il mio. Ha girato un po' di campi. Ecco un po' il tuo tratto distintivo, per la verità, non soltanto il tuo portafortuna. No, ora io uso la scaletta, però insomma ora è una prassi abbastanza comune tra il primo tempo riattivare in tal modo i giocatori prima di entrare in campo, perché dopo 15 minuti fermo è sempre bene ridare. Io uso la scaletta, altri cinesini, insomma, io per un discorso ripeto anche il mio amuleto, diciamo. Infatti qualche volta i magazzinieri scherzandoli come se li facesse sparire questa scaletta. Partire di te sarebbe un po' come la noce di Angelino dei vecchi tempi, a proposito di Storie di Calcio, no? Anche quella era proverbiale. La differenza fra la Serie D e la Serie C nel tuo lavoro, cioè il grado di preparazione atletica, il tipo di campi, il tipo di partite che si giocano, c'è, cioè, oppure alla fine no, rimane tutto uguale? Allora, come mezzi è molto simile, quello che cambia è spesso la cilindrata, cioè la qualità dei giocatori, perché alla fine i protagonisti di questo sport sono sempre i calciatori. Più si alza la categoria e più si trova, per fare un paragone, delle cilindrate superiori, e quindi tutto viene fatto in una maniera, un'intensità diversa, una forza diversa. Però a livello della Serie D in poi è molto simile la settimana, il tipo di lavoro. Poi, chiaro, soggettivamente, cambiando il discorso degli atleti, aumentano certi tipi di carichi, magari individualmente, però come settimana è molto simile, diciamo. Ecco Fabio, è vero che il preparatore atletico è un po' una figura che, diciamo, negli spogliatoi, nello spogliatoio, fra i calciatori, dico, è una di quelle che sta meno simpatica, perché comunque è quella che in generale, dico, non parlo ovviamente del caso personale, perché è quella che ovviamente che ti fa fare quel tipo di lavoro che sì, poi ti è utile, però oggettivamente è anche quello meno divertente, no? Sì, però il prof, diciamo, che subisce bene gli attacchi, noi ogni tanto lo punzecchiamo, però è molto sempre, sta alla battuta, è simpatico, quindi anche lì stemperiamo un po', perché poi comunque si lavora tanto in campo, quindi è giusto pure lavorare in campo, poi fuori anche prendersi un po' in giro, ecco, nelle giuste maniere, però ecco. C'è questa dialettica, insomma, chi segue gli allenamenti delle squadre lo avverte in maniera chiara. E, entrando invece nello specifico di questi due anni, cioè del modo di gestire la squadra, gli allenamenti di Paolo Indiani.
Io dico sempre che in tanti anni che seguo il calcio non ho mai visto un allenatore che tiene la squadra anche durante la settimana a dei ritmi così alti. Quindi è chiaro che anche il lavoro tuo è un lavoro che cambia completamente. Ora, non ci saranno allenatori che vogliono giocare a ritmi bassi, però qualche allenamento gestito in maniera diversa io negli anni l'ho sempre visto. Qui non l'ho mai visto, in questi 2 anni non l'ho mai visto, e quindi questo in qualche modo costringe i calciatori per un verso, ma anche te per un altro, a mantenere lo stesso registro continuamente. No, hai detto una cosa giustissima, noi siamo legati al lavoro del mister, quindi noi bisogna essere bravi a adattarsi alla tipologia, alla metodologia del mister. Infatti io ho avuto la fortuna di girare più allenatori e ho dovuto più volte anche modificare la mia metodologia in base a ciò. Hai perfettamente centrato il discorso. All'inizio è stato un po' difficile perché ci si doveva conoscere, poi ho visto che il mister ha dei volumi, lavora tanto con la palla, quindi io ho cercato solo di inserire alcune cose che secondo me attraverso l'ausilio di GPS, che sono quelli che ci danno i dati, andare a inserire le pillole che secondo me potevano mancare nella seduta di allenamento, perché noi con la metodologia del mister facciamo tanto tanto con la palla e alta intensità. E quindi dopo io ho cercato, ripeto, di inserire con altri allenatori, magari in altri piazzi, aumentavo più un tipo di volume di lavoro in un certo. Cioè, noi siamo come dei libri a disposizione del mister, bisogna sapersi adattare. E poi la cosa favolosa è, secondo me, perché qui si parla spesso di numeri e tecnologie, ma secondo me il rapporto franco umano col giocatore è più importante di tutti, perché ci vuole il rapporto franco e avere a livello umano un ottimo rapporto con i ragazzi, perché se un ragazzo ti dice una volta sono affaticato, inutile che andare a vedere i numeri, quindi il rapporto umano, ancora che spesso in questo calcio diventa tutto ipertecnologico, secondo me il rapporto umano diventa sempre una cosa fondamentale. Ecco, poi sul GPS ho una cosa da chiederti, io voglio sentire anche Fabio su questo aspetto, cioè sull'aspetto della qualità e dell'intensità dell'allenamento, che è una caratteristica che poi si rivede quasi sempre in positivo in campo, che però io, questa è una mia lettura, non l'ho mai detto a Indiani, non so neanche se mai glielo dirò, perché non so quale potrebbe essere la sua reazione, come se ci fossero nell'arco di una stagione poi dei momenti in cui vai a mille, arriva il momento in cui, no? Penso alla partita dell'anno scorso con l'Ostia Mare, in parte quella di Terranuova, quella di Olbia di quest'anno, cioè prestazioni che sono quasi inspiegabili rispetto a come gioca normalmente la squadra, un po' come se a un certo punto uno avesse bisogno di esplodesse e poi ripartisse da zero. Ma penso quello in una stagione comunque fisiologica, nel senso. Non deriva secondo me troppo dall'allenamento del mister, cioè noi, come ha detto il prof, si fa tanto in campo e tanto con la palla e a ritmi molto alti, quindi comunque noi siamo sempre abituati a tenere un certo tipo di range agonistico, mettiamolo così, e non solo tecnico. È chiaro che poi giustamente ci sono delle partite in cui per tanti motivi, l'avversario, il caldo, non so, a Olbia era gennaio, ma era molto caldo rispetto ad oggi per esempio, quindi ci sta in un'annata diciamo toppare sotto il livello anche fisico magari una partita, sia una durante tutto l'anno magari sarebbe il top. Ma anche perché francamente io non riesco, abbiamo avuto partite in cui con episodi che sono andati più o meno bene, magari qualche ingenuità come la partita persa in casa con il Pineto, le due partite con il Pescara, però forse veramente l'unica partita realmente come dire toppata al 100% penso sia proprio quella di Olbia alla fine, perché cioè, ma non che sia da rimproverare, perché poi in un campionato se ne sbagli una sola, anzi è andata anche troppo bene, però mi sembra francamente che sia proprio quella l'unica prestazione inspiegabile rispetto al livello della squadra. Sì, che poi alla fine penso anch'io. Abbiamo sempre fatto la partita, la prestazione c'è sempre stata lì, un po' meno, mettiamola così. Bene, Maurizio, allora parliamo dei GPS, tu li hai citati, sono un elemento che ormai è diventato, come dire, e lo vediamo ovviamente in Serie A, perché è anche abbastanza ben identificabile, no? Sul calciatore, quindi, però insomma un po' a tutti i livelli è stato introdotto. Quali sono gli elementi che si possono trarre appunto studiando i dati del GPS e soprattutto
Chi è che li interpreta in questo caso? Cioè, tu li prendi, li immagazzini, li interpreti e poi offri all'allenatore una chiave di lettura, oppure è l'allenatore stesso che, o un suo collaboratore che li interpreta, magari vedendoli più dal punto di vista tecnico che atletico? Allora, sono io che li scarico e li interpreto. Poi dopo, quando facciamo la riunione con lo staff, c'è un interscambio tra il discorso tecnico e il discorso che è venuto fuori a livello atletico, perché è proprio quello, perché il GPS serve per andare a controllare il discorso atletico, ma integralmente sul discorso tattico, quindi c'è sempre un confronto. È chiaro che sul discorso del prettamente atletico sono io che interpreto, perché sono dei valori che mi danno un discorso sulla potenza aerobica, altri che mi danno sul discorso neuromuscolare, quindi sulla forza. Poi dipende dal modulo, cioè, quindi ci vuole un interscambio. Bisogna conoscere tutti la materia, cioè, mentre una volta anche il preparatore atletico veniva dall'atletica, era a sé stante da tutto il resto, oggi il preparatore atletico e tutti i componenti dello staff devono conoscere il gioco. Questa è la cosa più importante di oggi, perché oggi è tutto integrato. Questo, nella tua esperienza, tu sei un allenatore e poi adesso fai il preparatore atletico, quindi questo è un elemento anche particolarmente significativo, no? Ma secondo me è fondamentale. Io sono arrivato fino ad allenare juniores regionali, però a parte quello ho preso tutti i patentini. Ripeto, oggi è fondamentale per tutti i componenti dello staff conoscere il gioco. E poi, se fatto lo sport, è importante anche conoscere le dinamiche che sono dentro lo spogliatoio, quello è fondamentale, perché lo sport individuale ha una certa, lo sport di squadra anche a livello psicologico, però a livello proprio di staff, secondo me tutte le figure oggi nel calcio di oggi devono conoscere lo sport, il tipo di sport. Può succedere qualche volta, o è successo qualche volta, che magari vedendo la partita ti hai rifatto una impressione sulla prestazione dal punto di vista atletico del giocatore, che poi vedendo i dati invece non si è confermata? Sì. A volte succede, perché ci siamo trascinati dall'emozione, magari vinto. A volte succede, no? Per esempio anche in Serie A uno pensa, vede le più grandi squadre che vincono, poi va a vedere i dati, chi corre di più sono, o i dati atletici sono più quelle squadre che magari sono bassa classifica. Dopo lì conta tanto anche l'organizzazione, perché se fai corsi di 10 metri alta intensità in conto, se fai 50-50 è chiaro che dopo ci sono, cioè è molto complesso il discorso. Se uno si mette, e un altro che non può fare, se guarda solo i dati di GPS e non conosce e non li applica sul discorso dello sport specifico, del calcio, della partita. Cioè, se per esempio una squadra vince 3-0, la mia squadra nel secondo tempo ho i dati a picco, vuol dire che è una squadra intelligente, perché gestisce la palla e gestisce il dispendio energetico. Cioè, quindi bisogna sempre conoscere il gioco e interscambiare, altrimenti si rischia di fare dei grossi errori, secondo me, a volte. E Fabio, cosa è cambiato invece per un calciatore con questo tipo di metodologia e rispetto al passato, quando ovviamente questo era, diciamo, uno giudicava tra virgolette a occhio, no, la prestazione anche atletica del proprio calciatore? No, vabbè, ci dà un'idea più o meno di come siamo a livello atletico, anche più oggettiva piuttosto che soggettiva, come dici tu, magari finivo l'allenamento e dicevo oggi ho dato tanto, così ora hai anche un riscontro proprio di dati, di statistica, quindi comunque per noi conta, perché guardandoci ce li mandano ogni giorno, abbiamo i dati anche noi, quindi possiamo guardare, ecco, dove siamo stati più performanti, cosa è mancato nell'allenamento. Ormai abbiamo imparato un po' a leggerli anche noi, anche grazie all'aiuto del prof, quindi è sicuramente un aiuto. Ecco, ma c'è anche un metodo di giudizio, che magari uno quando finisce l'allenamento dice, ma fammi fare sta corsetta, perché sennò poi quando scarico il GPS si vede che... No. Noi facciamo lo stesso allenamento di sempre. Se dovessimo pensare al GPS, faremmo atletica, penso. No, quindi, anche perché poi, come dicevo prima, non si può dire che non si va a 1000 durante gli allenamenti, perché quello proprio chiunque che viene a vedere un allenamento di questo se ne accorge in maniera chiara. Questo gruppo per queste cose qua non c'è, è un gruppo di ragazzi che dal primo giorno di preparazione fino a si sono messi a disposizione e hanno sempre dato il 110%, ripeto. I risultati si ottengono soprattutto con gli uomini e poi i calciatori, e questo gli ho dato atto. Ecco, un altro aspetto secondo me molto importante di questa annata, e anche questo non era affatto scontato, Fabio, cioè che partiti per un obiettivo, raggiunto l'obiettivo,
magari uno un attimino, non dico molla, no, però dice vabbè dai, è vero, te ne poni un altro, ma a volte te lo poni anche così, tanto per fare, e già, cioè, manca un mese e mezzo, sennò che si fa? Invece, come dire, la squadra si è messa sul pezzo per l'obiettivo playoff e l'ha costruito pezzo per pezzo fino ad arrivarci addirittura con una giornata di anticipo. Anche questo è un aspetto che forse viene considerato scontato, ma se vediamo appunto le storie di calcio, le altre squadre, gli altri campionati, gli altri gironi, non lo è affatto. No, non è scontato, non è scontato come hai detto tu, però penso che questo è un gruppo che dal primo all'ultimo giorno, diceva il prof, dà il massimo, quindi poi penso che l'obiettivo playoff anche proprio personalmente al giocatore sia più appetibile della sola salvezza, cioè, è bello giocare i playoff per la B, comunque sta giocando per la B, quindi anche diventa l'obiettivo primario una volta che hai raggiunto il primo obiettivo della salvezza, è diventato l'obiettivo fondamentale per noi e quindi abbiamo continuato a spingere fino a riuscirci. Ecco, nel tuo lavoro, Maurizio, ovviamente anche questo significa qualcosa, perché significa, no, significa tanto, perché significa che da 2-3 settimane, no, hai dovuto lavorare pensando che la stagione non si chiudesse il 28 di aprile, ma che avesse un prolungamento, che ci auguriamo tutti quanti ovviamente più lungo possibile. Tra l'altro, se si allunga, sappiamo già che sarà con intensità di partite sabato-martedì, quindi insomma è un bel tour de force. Io ho già avuto questa esperienza, sono riuscito ad arrivare in fondo, quindi... Allora, per quanto concerne oggi, come è stipulato il calendario e tutto, non c'è grossi spazi per poter intervenire, cioè se non singolarmente, magari se c'è qualche... La cosa più importante che ho sempre avuto la fobia io è di arrivare in questo periodo qui e di avere una buona potenza aerobica, perché quella secondo me è una cosa fondamentale. Poi sulla forza si può incidere magari anche in breve tempo, ma se si arriva al cui ci sarebbe, gli dico potenza aerobica, le pile un po' scariche diventa un problema, perché non abbiamo più il tempo di poter incidere. Quindi questa è la cosa più importante. Onestamente, facendo tutto il lavoro che si è sempre detto col mister, con la palla, siamo arrivati, secondo me, i ragazzi sono arrivati in una condizione buona e anche a livello psicofisico, e ora con entusiasmo andiamo a giocarci quello che abbiamo conquistato con tanta... che hanno conquistato con tanta fatica. Ecco, tu hai citato appunto la tua esperienza nella vittoria dei playoff proprio con il Pisa, tra l'altro giocando anche la semifinale contro l'Arezzo. Ecco, come si fa ad arrivare in fondo ad una maratona di quel tipo, che poi quando cominciano poi le partite andate e ritorno, no? La finale con la Triestina, poi ci fu appunto la semifinale con l'Arezzo, fu un cammino impegnativo anche quello del Pisa, che poi aveva fatto ovviamente un grande campionato. Sì, io sono un po' mi rilascio quello che hai detto poc'anzi, nel senso che anche noi si girò al tempo, il giorno d'andata si era decimi, contestazione, si è passato un momento difficilissimo. Da lì ci siamo compattati, la società ha inserito delle persone giuste nel momento giusto, si è riuscito a fare un lavoro giusto e da lì si è fatto una scalata vertiginosa, perché penso tuttora sia il record della storia del Pisa dei risultati utili consecutivi, mi sembra 24, non mi ricordo. Ci vuole qualità nell'organico, ci vuole coesione, ci vuole un po' tutto, ci vuole un ambiente che si... come quando è successo la battaglia totale con noi, quando si riunì tutte le componenti societarie e strasocietarie della città, della stampa, quando si crea questa cosa qua, dopo quando una piazza è importante anche come Arezzo, può succedere di poter arrivare anche in fondo. Poi c'è anche un pizzico di fortuna, perché... E comunque le emozioni comunque furono forti, no? Perché giocare contro l'Arezzo in semifinale, contro Pava in finale, no? Perché anche quello va detto a proposito di battaglia totale, quindi, però un grande risultato ovviamente, che tra l'altro secondo me io ho grande stima, oltre che un ottimo rapporto personale con Roberto Gemme, glielo dissi proprio alla fine del doppio confronto di semifinale, che il Pisa aveva comunque meritato di raggiungere quel risultato, anche se aveva vinto contro l'Arezzo. Mi era più difficile francamente in finale
perché volevo bene a Roberto, come ovviamente volevo bene anche a Pavanel, quindi come dire, l'ho vista quasi da spettatore neutrale, non sapevo per chi dove spostare, diciamo, in questo caso l'aspetto del cuore, poi tecnicamente ovviamente, come sempre succede, vince chi se lo merita. Però proprio dalla battaglia totale voglio ripartire nella terza parte della nostra trasmissione, a fra poco. Terza e ultima parte della nostra trasmissione Storie di Calcio. Ci siamo lasciati con sfiorando il tema della battaglia totale, adesso lo ricordiamo perché appunto sia Fabio che Maurizio ne sono stati protagonisti. È stata un'annata veramente incredibile sotto tantissimi punti di vista, e se prima dicevamo per una squadra sarebbe forse normale mollare un pochettino dopo aver raggiunto il suo obiettivo, pensiamo a quel contesto lì, no? Nel quale mille volte i calciatori, lo staff avrebbero avuto tutti i motivi, diciamo la verità, anche per dire vabbè, ma qui chi ce lo fa fare? Invece forse alla fine è anche questo l'aspetto che diventa più gratificante, non soltanto il risultato del campo, ma quello di aver creduto fino alla fine ad una cosa nella quale uno, devo dire, forse Maurizio da retino sì, ma da professionisti, il gruppo in generale, forse uno non era neanche tenuto, no, a farla questa battaglia totale, perché uno poteva anche dire una battaglia non è mica la mia, no? Cioè, è vostra, preoccupatevene voi. Invece c'è stato lì un'unità di intenti, a parte rarissime eccezioni che ovviamente è ovvio che ci possano essere, è stata quella la componente che ha portato al risultato finale. Ma sicuramente c'è stata un'unione tra città, squadra e tutte le componenti intorno alla squadra pazzesca, quindi l'abbiamo sentito come un dovere e una responsabilità verso i tifosi e verso la città, insomma, fare quello che poi siamo riusciti a fare, come dici tu. A livello di obiettivi lì facevamo 6 punti e ne toglievano 3, quindi l'obiettivo si allungava e si allontanava di giornata in giornata, però dai, diciamo, quando poi ci hanno fatto ripartire, il tribunale ci ha dato l'ok per ripartire, è stato un tour de force, perché giocavamo anche lì ogni 3 giorni, però è stato bello, emozionante, pure come squadra, come gruppo, ma anche con tutto l'affetto che abbiamo sentito. Ecco Maurizio, credo che sia una di quelle esperienze che proprio ti resta, forse anche più della vittoria di un campionato in fondo, perché lì ci sono dentro tanti valori che vanno anche oltre quelli semplicemente tecnici. Sì, sono d'accordo, per me era stata la prima esperienza professionistica oltretutto, ma quell'annata lì penso che, come hai detto te, più di una vittoria è stata, perché abbiamo passato a 360 gradi tutte le emozioni. Tutti, mi ricordo a Pontedera, sembra il saluto finale, andammo tutti con le proprie macchine e mi ricordo alla fine io c'avevo le lacrime, perché per me era finita lì. Poi si ferma un mese, poi si riparte 9 partite in 27 giorni, si batte Siena, Pisa, Livorno, cioè per me è stato fatto un miracolo calcistico. Come ha detto Fabio, grazie alla unione che questa città, quando si unisce a 360 gradi, diventa veramente un mare in tempesta. È stato veramente una cavalcata trionfale che a Carrara, su quel gol a fine dell'arbitro, ancora tuttora qualche volta la notte la sogno, perché è stata forse l'emozione più grande, perché è stata un'impresa, io non lo so nei professionisti quanti con meno 16 che poi ci diano un punto sono riusciti a salvarsi senza, sì. Insomma, è stata veramente un'impresa fatta da uomini, sì. Veri, assolutamente, credo che sia una cosa unica nella storia del calcio, non credo che si possa dire unica nella storia del calcio aretino, ma proprio unica nella storia del calcio in generale, ed è una cosa che credo a tutti quanti, no? Anche alla città, all'ambiente, deve servire ogni tanto anche come lezione, secondo me, cioè ricordarsi che se noi ci mettiamo tutti assieme siamo capaci di fare questo. Poi nella normalità la critica, ci sta tutto, per carità, io poi come tifoso sono veramente un super critico, cioè come tifoso non mi sta bene niente, quindi non è che posso dire che quelli che criticano sbagliano, perché mi sento anch'io a volte preso da questo stato d'animo, ma perché penso che sia un po' connaturato anche nella natura del tifoso. Però detto questo, ci sono dei valori che non si possono non riscontrare. Allora, i valori di quell'anno sono stati solari, però io sono
assolutamente convinto che i valori di questi due anni che stiamo vivendo, quello che stiamo concludendo e quello dell'anno scorso, in un contesto diverso, ovviamente in difficoltà diverse, la vittoria del campionato l'anno scorso e i risultati che stiamo ottenendo quest'anno, però siamo lì, ecco, siamo lì come tipo di gruppo, come tipo di mentalità che si è costruita e di coesione. Lo chiedo a entrambi, prima a te Maurizio. No, indubbiamente, quando uno riesce a vincere un campionato in ogni difficoltà e fa un campionato da neopromossa in questa maniera, se non ci sono le basi, i valori veri a 360 gradi, società, ragazzi, staff, pubblico, non si ottengono. Cioè, ci sono tanti esempi anche nel nostro campionato che sulla carta direbbe qualcosa non è funzionato, quindi questo è un dubbio. L'humus è quello lì, diciamo, per forza. Fabio. Ma sì, sicuramente è vero, poi sono da dividere le due perché lì il contesto era drammatico, qui invece il contesto è sempre stato di aiuto, supporto, società sempre presente, direttori sempre presenti, tifo sempre top, staff, squadra, quindi diciamo che l'unione e la coesione alla fine paga, come ha pagato nella battaglia totale. Lì però c'era la drammaticità del momento, qui la drammaticità del momento non c'è stata, quindi ancora, forse ancora più a valore certo, perché è fatta in un contesto di tranquillità. Allora, veniamo proprio all'attualità. Mancano gli ultimi 90 minuti, oramai alcune cose sono, alcuni dati sono ovviamente consolidati, a partire dalla qualificazione matematica ai playoff. C'è però da stabilire ovviamente la posizione in classifica, dalla quale deriverà se giocheremo in caso fuori, anche se a questo punto diciamo le possibilità di arrivare ai settimi sono legate a una serie di concatenazioni di risultati, non impossibili per carità, ma insomma più difficili che si verificano, o poi comunque da vedere quale sarà l'avversario. Da questo punto di vista, Fabio, tu che idea ti sei fatto di quello che succederà domenica prossima? Forse la partita più, diciamo, tra virgolette, da interpretare è proprio quella di Fermo tra Fermana e Pescara, no? Perché onestamente le possibilità di salvezza della Fermana sono comunque appese a un filo sottilissimo, e Pescara ha già i propri tifosi che già non erano contenti, poi la sconfitta in casa con l'Ancona, che è anche un rivale tradizionale tra le due tifoserie, insomma, ha reso l'atmosfera ancora più incandescente. Credo che magari perdere anche l'ultima partita a Fermo, non so se tra virgolette a livello ambientale se lo può permettere. Secondo te che partita sarà? Ma innanzitutto pensiamo a vincere noi, che lì è la base per tentare di giocare la prima in casa. Se non vinci tu, certo, il discorso cade a prescindere. No, penso sì, quella sia una partita delicata, perché la Fermana, se vuole sperare ancora di agganciare i play-out, deve vincere assolutamente. D'altro canto, metto tu, Pescara non so se può permettersi a livello ambientale più che di squadra un'altra sconfitta, quindi andrebbe a giocarsi i playoff con un ambientino, certo, niente male lì a Pescara. Penso che comunque alla fine dovremmo pensare tanto a noi, a fare quello che ci siamo prefissati, a cercare di vincere. Poi, una volta fischiato l'arbitro tre fischi finali, guarderemo come sono andate le altre. Non ci credo più, lì stanno pareggiando, qui stanno vincendo. No, chiaro. Non è... Ragioniamo, cioè, la cosa più semplice è che se l'Ancona sta vincendo 3-0 dopo il primo tempo, è logico che le motivazioni della Fermana magari possano un po' calare, anche se la Fermana, devo dire che con grande dignità, l'avevamo vista anche qui, perché anche noi abbiamo dovuto penare per vincere, quindi facciamo un plauso, tra l'altro, a proposito di storie di calcio, a un ex Amaranto indimenticato come Andrea Mosconi, che comunque un po' di carica lì all'ambiente gliel'ha saputa dare, quindi almeno diciamo se la sono giocata fino alla fine, poi vedremo come andrà. Tu, Maurizio, come la interpreti questa ultima giornata del campionato? Ma io sono d'accordo, come ha detto anche il mister oggi, noi bisogna pensare fino alle 10 a ottenere il massimo nella nostra partita. Poi a quel punto uno accende il telefono, vede e
spera chiaramente che tutto vada come si pensa noi, però prima fino alle 10 noi bisogna ottenere il nostro risultato, sennò tutto il resto è nulla. Quindi dopo tornando, secondo me sarà una partita difficile anche per Pescara, e la Fermana farà la propria partita e ci può stare di tutto, secondo me, perché nessuno, specialmente in casa, può regalare nulla. Però la cosa più importante siamo noi. Ovviamente giocare la prima partita in casa significa anche poterla giocare con due risultati su tre nei 90 minuti, quindi non è soltanto un aspetto ambientale, certo, ma è anche un aspetto tecnico. Fra gli avversari invece che sono potenzialmente affrontabili, Fabio, che ragionamento possiamo fare? Oggi ho visto che nelle decisioni del giudice sportivo la Juventus Next Gen Guerra ha preso due giornate di squalifica e quindi salterà anche la prima partita dei playoff, mettiamoli diciamo come elemento per ora solo potenziale, anche se finisse oggi il campionato dovremmo giocare proprio contro la Juventus Next Gen. Sì, alla fine tra Juve, Pescara, Gubbio o anche Pontedera, non lo so, sono tutte difficili. Come ambiente, ecco, Juve lì non sarebbe proprio il massimo per un playoff, mettiamola così, però alla fine conta tanto come ci arrivi tu, ecco. Quindi conterà tantissimo come arriveremo noi psicologicamente a giocarci questa partita. Ecco, a te Maurizio posso chiederti un aspetto anche più, diciamo, umorale, no? Cioè, nelle interviste che ho fatto nelle ultime due settimane, e anche quella con il presidente di sabato, un po' tutti hanno espresso una preferenza verso la possibilità di rigiocarsi la partita con il Pescara, proprio perché le due sconfitte di campionato sono state comunque due sconfitte che in qualche modo gridano vendetta. A te piacerebbe giocare contro il Pescara o no? Chiaramente, se parla di discorso romantico, divertirebbe molto più uno scenario a Pescara, a stadio vero, con un pubblico. Certo che a livello romantico sarebbe molto, molto più bello giocarsi una partita del genere, che magari nell'ipotesi andare a Torino, a Alessandria, uno stadio vuoto. Quindi è chiaro che, però, noi bisogna essere concentrati domenica, poi chi viene con lo spirito giusto andare a affrontare, sperando di poter fare la prima partita in casa nostra con i nostri tifosi sarebbe l'ottimale, però bisogna essere pronti a affrontare tutto con il massimo impegno e anche con la massima serenità, tra virgolette, di essere un piacere andare a giocare a questi playoff, visto che li abbiamo conquistati e come obiettivo di surplus rispetto a quello che era l'obiettivo stagionale, e questa è la cosa più importante secondo me. Vi faccio l'ultima domanda, ovviamente è una domanda di carattere anche un po' più personale. Fabio, comincio con te per capire cosa vedi a oggi nel tuo futuro, oltre al ruolo di conduttore televisivo, perché quello l'abbiamo già appurato e non è in discussione. Ci avete incastrato, non diciamo l'altro. Non diciamo l'altro, lasciamo ancora, diciamo, sappiamo intanto che sarà composto il 50% di questa coppia di conduttori, però diciamo anche che sei arrivato alla fine della stagione con una condizione anche atletica, nonché tecnica, lo sappiamo, ottimale, quindi qual è la prospettiva con la quale ti approcci per il prossimo campionato? Perché tu, quando hai firmato il rinnovo con l'Arezzo, c'era diciamo questa duplice prospettiva, no? Dopo il primo campionato da calciatore, poi la seconda stagione da valutare. A oggi la tua valutazione quale sarà? Guarda, di qualità. Ad oggi penso alla prossima partita e a quella dei playoff, quindi poi piano piano poi entrerò nell'ottica del pensiero di cosa poter e volere. Anche perché il conduttore lo puoi fare in ogni caso, sì. quello non cambia il quadro della situazione. Maurizio, a te invece chiedo, tu dici giustamente, sto svolgendo questo ruolo nella mia città, no? Una cosa che per me è un sogno, però sei anche una persona, ancora un professionista giovane che ha tanti anni di attività davanti, e quindi vedi, come dire, davanti a te un traguardo di salita da vivere assieme all'Arezzo nella tua città, oppure ovviamente da professionista anche la possibilità di salire anche in maniera diversa? Ma onestamente il destino non si sa mai quello che ci dice, però
un altro mio sogno, l'ho detto anche, non mi ricordo se era la Nazione, intervista, sarebbe poter ritornare, cioè il sogno più grosso sarebbe Arezzo, poter salire in Serie B con l'Arezzo, la tua città. Penso che a volte ci sono delle cose che valgono più di tanti incontri, cioè, quando c'è una passione vale più di una Serie A magari che lì, ma, per dire, il mio sogno sarebbe quello lì. Poi dopo il futuro nel calcio, nella vita, non si sa mai, però se qualche volta la notte mi addormento mi piacerebbe pensare di poter andare in Serie B in questa piazza, che da bambino ci sono tante volte delle partite. Però siccome essere profeti in patria è sempre complicato, ti è mai successo di pensare che magari il fatto che sei a Retino nella tua città rischi di farti sentire un po' meno, tra virgolette, considerato, un po' più, non dico dato per scontato, ma insomma, perché tra nei professionisti in generale, dico, non parlo solo del calcio, a volte questa cosa si verifica. Ma io penso, ma nei nostri ruoli siamo abbastanza defilati, quindi non è che vale più la, cioè per, poi è chiaro che a livello professionale uno pensa, spera anche di poter, ma, però quello è un problema che non mi sono mai posto, perché anche Arezzo io sono abbastanza distaccato, non è che quindi la vivo bene, l'ho vissuta bene, la vivo bene Arezzo, l'ho vissuta ma bene a Pisa. È chiaro che qui sei più responsabile a livello morale, perché più sei anche tifoso di questa squadra, tutto qua. Però insomma io so abbastanza, so isolarmi abbastanza, quindi non è che la vivo così male il discorso della città. Bene, allora io ringrazio Fabio Foglia, ringrazio Maurizio Pecorari per essere stati ospiti in questa prima puntata di Storie di Sport, e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito.